Wrestling. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo quarto episodio di Ark. Siamo già arrivati al quarto video di questa serie, la prima serie italiana in coop su un server moddato di Ark. Boom a bestia ragazzi, vi ricordo che è un server tedesco, 20x, moddato, mappad center, PvE. Quindi altre informazioni non le so. In ogni caso vi iniziamo a dare il link per venire a giocare con noi. In descrizione trovate il link, come si usa. Entrate sul link che vi abbiamo dato, aprite Steam, cliccate sul pulsante Connect, il pulsante blu. In questo modo vi autoconnetterà al server, quindi potrete giocare, vi fate personaggio e venite a giocare. Dovremmo anche darvi le coordinate, però voglio dire, se vedete i video sapete dove siamo. Siamo nell'isola Jungle North, quindi ci venite a trovare molto easy. I primi livelli ragazzi fateli così come vi capita. Oltre a questo dovevo salutare uno di voi che ha scritto in uno dei primi episodi, Giovanni V. Mercati. Poi mi si stoppano gli episodi così a bestia, ma perché esco dalla schermata, ma vabbè. Comunque saluto Giovanni V. Mercati perché ci ha scritto in uno dei primi episodi. Ti ringrazio per seguirci e per averci iscritto. Inoltre venite su Telegram perché ragazzi, nel gruppo di Telegram che sta crescendo giorno dopo giorno, potrete stare a contatto con noi tutti i giorni, tutte le ore. Non rompete troppo i coglioni, non spammate troppo, però è divertente insomma passare del tempo magari la sera così su Telegram con voi. Detto questo, prepariamoci per il video, perché in questo episodio quello che non abbiamo fatto lo scorso episodio riusciremo a farlo. Ma anche in questo episodio succederà qualcosa di un po' strano, anche se magari non sotto gli occhi delle telecamere, ma ve la descriveremo. Insomma, andiamo a caccia di squali. Ed eccoci, benvenuti in questo episodio di Ark, ragazzi. Stiamo per catturare, penso, uno squalo, quello che dovevamo fare la settimana scorsa. Che cazzo succede lì fuori? Siete spacciati? Che combini? È a cavallo di un... No! È a cavallo di un castoro! Ma non si può iniziare un episodio normale qui su Ark, no? È troppo bello. Ma è bellissimo come si muove il castoro comunque. Smettila, non cercare di rallentarmi. Al massimo prendi Dodo, non me. Non me. Ih, potremmo usarlo per prendere i Dodo che scappano dal RC. Cazzo. Maledetto. Fammi uscire. Ma c'hai pure il cappello da cowboy. Sì. No, vabbè. Senti, ma mi puoi liberare per favore di qua? Grazie. Ehi, ma piano, piano che sto coso sembra un po' cattivo. Comunque ragazzi, potete notare che c'è... Se mi libera questo qui, posso alzarmi? Perché striscio? Dannazione! Ah, ok. No, ma scusa, quando striscia? Come si vede? Ma che figo! Oh, sto strisciando come un verme. Va bene, basta così ragazzi. Allora, potete notare ragazzi che c'è un piccolo muretto. Piccolo, cioè è venuta proprio una roba piccolina, giusto per cominciare qui vicino casa. Perché avevamo un problema di dodo. Cioè nel senso, non che avevamo un problema di dodo, avevamo un problema di dinosauri che dovevamo tenere da qualche parte. Quindi giustamente, guardate quanto cazzo mi lagga. Eh sì, perché basta cavalcare i castori nel Far West. E quindi abbiamo deciso di crearci questo piccolo recintino per i nostri dinosauri. E c'è anche un megalodon, però oggi li andremo a catturare insieme ragazzi, perché questa era solo una prova. Abbiamo voluto vedere. Perché ti sdrai sullo squalo? È partito con lo squalo. Oh squalo, oh squalo. No, c'hai i dodo che ti seguono, dove cazzo vai? C'hai i dodo che ti seguono. Forse perché? Non lo so. Forse vedete tutti sti dodo in giro ragazzi, perché guardate qua, abbiamo la farm delle galline. Cioè, i dodo sono tipo delle galline. Oh, fammi passare. Sono tipo le galline di questo server, no? Aspettate, fatemi mettere gamma 3 se non vedete una minchia. Oh, e quindi qui abbiamo fatto un past bin per poter nutrire tutti i nostri bei dinosauri. E ci sono qua una marea di dodo che ci scagazzano uova come se non ci fosse un domani. Perché nei prossimi video vorremmo catturare un oviraptor. E ci abbiamo abbastanza uova. Stavo facendo vedere le galline. Tu sei ancora a cavallo di quella merda. Sì. No, piano, 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 piano. Non far casino nel recinto dei dinosauri. Comunque
Comunque, io, se si potesse, possiamo mettere i cartelli. Lo chiamiamo Jurassic Park, sto coso. David, guardami. Che stai facendo? Perché sta nel terreno? E caga la scimmia. E la scimmia caga. Guarda, c'è il carnosauro che ti guarda brutto. Che dice, ma che cazzo vuole sto deficiente? C'aveva uno sguardo proprio sveglio. Ti comunque guarda, sì, mi sta... Perché mi segue? Ehi, tu. Perché mi segue? Che cosa fa? Liberami da questo male. Da questo deficiente che c'ho in testa. Per favore, pietà. Comunque, potete notare che sopra il cuore dei dinosauri, ve lo faccio vedere su un dinosauro che non è accoppiato. Allora, per esempio, vedete, su armadio portatile c'è una piccola iconcina che... Sì, è un armadio. C'è una piccola iconcina che rappresenta il nostro past bin, questa cosa qua. Significa che è alla portata del pastura per gli animali, insomma, che mangia da qua dentro. Della mangiatoia. Della mangioia. Hashtag mangioia, oh my god. E ci sono i dodo che camminano in giro. Ma io ne ammazzerei qualcuno. Ma che dici, lo facciamo fuori un dodo? Aspetta, quale? Uno di questi, uno così a caso. Ma è femmina? È femmina o è maschio? E caga. No, no, tu mi stai provocando male. Tu... Dovevo ucciderlo io. E questo che cos'è? Femmina o maschio? Questo è maschio. Ciao Dodo. Oh, che cazzo ho preso? Ho sbagliato mira. Oh my god. Vieni qua Dodo, non mi scappare. Oh, morto anche l'altro Dodo di livello 189. E adesso trascinano nella gabbia, perché devono capire che non devono scappare. Giusto? Facciamo tipo terrorismo. Allora, vieni qua. Trascina il corpo del povero Dodo. Oh, vieni qua, su, ve lo metto in gabbia e se la prossima volta vi azzardate ancora a fare una cosa... No, glielo lasciamo qui, così se provano ad uscire... Guarda, sta tipo gallina. Va bene, sono passati 5 minuti, catturiamo sto cazzo di squalo. Sappiate ragazzi che in The Center gli squali... Che cazzo vuole sto triceratopo? In The Center gli squali si trovano solo in una zona ben definita. No cazzo, non si fanno ste cose. Non si fanno ste minchiate. Perché poi ci attaccano tutti i No cazzo, tutti di no. È stato fatto fuori all'istante? No, piano, piano, dove cazzo vai? Armadio, fermo! Madonna santa. Il tuo uccello si è portato là sopra. Scendi uccello. Stai calmino. Ok, casino. Va bene. Comunque, gli squali in questa zona, in questa mappa, si trovano solo... Dove si trovavano, Spike? Qua in giro, dappertutto, perché poi la catturiamo e stanno dappertutto. In effetti. Quindi andremo con i nostri uccelli a caccia di squali. No, io voglio venire con Megalodonte. E vieni con Megalodonte, io vado con l'uccello, facciamo l'inversione dei ruoli. Ci vediamo al primo squalo che troviamo, ragazzi. A tra poco. Signori, sushi per oggi, stasera si mangia sushi, forza, forza, ci siete spacciati che sta raccogliendo del buon sushi per tutti quanti. Dai che abbiamo 150 ospiti questa sera, forza, forse anche di più. Su, c'è anche 200, senti, prendi questo altro pescetto che non si sa mai, che potremmo mantenere. Oh, benissimo, ti ha dato della prime fish? Manco per il cazzo. E hai cagato. Bellissima sta scena. Ok, ragazzi, abbiamo trovato uno squalo. Comunque, l'unico problema, l'ho perso. No, vabbè, dai. No, l'ho perso. No, dai. No, questo è un salmone. Dove cazzo è lo squalo? Eccolo, lì in fondo. Livello 45. C'è anche una cosa piatta. La manta. Non è una cosa piatta, è una manta. C'è un piragna? C'è un piragna? Massacralo. Massacra il piragna. Distruggi sto piragna. Mi sta attaccando a me. E ragazzi, dobbiamo procurarci della prime fish per poter addomesticare alla velocità della luce lo squalo, altrimenti sarà lunga, molto lunga. Lol. Ragazzi, mi sono buggato nella base di questo qui. Come cazzo si esce? Stupido pterodattilo, vieni qui. Ma porca di quella miseria ladra, ma un episodio normale, no? Dove cazzo? Ok, allora, lo squalo l'ho visto da queste parti. Il problema è che da queste parti non possiamo atterrare.
È perché c'è sto qui che si è fatto la base super gigante. Vabbè, atterriamo sulla base. No, atterriamo di qua, facciamo il giro, dai. Che palle. Ma perché si fanno le basi così enormi? Ragazzi, lo squalo si è rincoglionito. C'hai un piranha dietro al culo? Ti sta mangiando le pinne. Ragazzi, lo squalo si è rincoglionito. Di brutto proprio. Oh, me lo ammazzi sto coso. Dannazione. Ammazza sto piranha di merda. C'abbiamo lo squalo deficiente. Ora ne dobbiamo approfittare. Fermo, bro. Ah, scusa. Ora insegue te, tranquillo. No, ragazzi, non ho mai visto uno squalo così rincoglionito. Che cosa gli hai fatto? L'hai ipnotizzato? Oh my god. E siamo vicini a questa spiaggia. Oh, GG. Oh, GG. È uno squalo alfa. Ma tu sei coglione. Mi ha visto. È uno squalo alfa. Col cazzo che lo catturiamo questo. Lanfranco. E ci sono dei dinosauri che sono in versione alfa e c'hanno una specie di aureola intorno. Se c'hanno l'aureola intorno, sono strani e sono molto più... No, non è alfa. Ma mi morde? Forse sì. Forse sì. Io provo ad addormentarlo, Lanfra. Io non vuoi... Due squali! Non vuoi la tuta da sub? Maschio livello 95! No, non fa niente. Vieni qua, immediatamente. C'abbiamo il maschio livello 95 e la femmina 45. È perfetto. Ok, ora inizia il taming. Tu. Dove stai? Qua nell'acqua. Io inizio a sfrecciare gli squali. Spero di beccare. Senti, li pigliamo tutti e due. 15 frecce, se da tiver. Ok, eccolo preso. Non è partita ancora la musichetta. Vengono, cazzo. Eh sì. Vabbè, uno lo dobbiamo ammazzare tanto. Uccidi la femmina. No. La femmina, io prendo il maschio. Tu stai prendendo il maschio, cioè. Ok. Ammazza la femmina, non colpire il maschio però. Dai, addormentati, maschio di merda. Ti sparo le frecce in faccia. Forza, dormi. Non mi tirare il morsichino. Dormi, squalo di merda. Lag. Dai che ti bughi nella roccia. Dai che ti bughi nella roccia, che mi piace quando ti bughi. Vieni qua, squaletto di merda. Oh. Con le frecce. Ora ti arriva da una mano. Fammi addormentare sto qua. Oppure se riesci a spararle quando sei fuori dall'acqua con il fucile. Oh cazzo, mi ha tirato il morso. Il morso della vita. Oh porca. Attenzione. Oh. Non ti avventurare troppo nell'acqua, Lanfranco. Non te lo consiglio. Oh, arriva lo squalo. Mi mangia. Porca di quella miseria, ladra. Devi dormire, maledetto. Ragazzi, abbiamo avuto un incidente del percorso perché lo squalo ha ucciso, siete spacciati. E ora abbiamo addormentato lo squalo sbagliato, mi sa. Dannazione. E no, ci siamo persi pure quello di livello 95. Dove cazzo è finito? Beh, intanto vedremo questo. Sì, aspetta, ti dovrei restituire un bel po' di roba. Ok, ragazzi. Oh, chi mi attacca? Oh, dannazione, le mante maledette. Ho provato a prendere della prime meat, ma non mi hanno fatto un cazzo. Se riesco a vederci lo sparo. No, dovrebbe far... Oh, chi cazzo... Oh, che culo! Ho sparato la manta, il megalodonte l'ha massacrato. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Quanta vita, io direi di portarlo un po' al sicuro. Quanta vita c'ha? Minchia. Sì, aspetta, come lo porto io qua dietro? Che c'è la zona tranquilla, va? Oh. Tre carbonemi. No, lo porto qua, che c'è la zona... Oh, ci stanno gli... Perché ci stanno i pterodattili bloccati nel nulla? In seguito. Vabbè. Comunque, ragazzi, siamo a metà dell'addomesticamento. Non abbiamo trovato per niente primate, perché in teoria la prendiamo dagli altri squali, ma non abbiamo degli squali così forti, voglio dire, da massacrare gente. Per cui al momento stiamo facendo l'addomesticamento standard, normale, e ci vuole ancora un po' di tempo. Fateci sapere nei commenti come chiamare questo megalodonte e quello nuovo che stiamo per catturare. E intanto aspettiamo l'addomesticamento, a tra poco.
Ragazzi, è questione di secondi, se non attimi di secondo, se non decimi. Cioè, mentre parlo. Ehi, che è? Che è sta musica? No, perché quando partono le musiche qui iniziano a succedere i casini. E tra l'altro c'era un terizinosauro lì di fronte a noi, ragazzi. E siamo andati a recuperare la scimmia. La scimmia Gesù. Hashtag scimmia Gesù. Perché esatto. la scimmia di siete spacciati. Era lì beata a nuotare nell'acqua per i cazzi suoi. Non stava nuotare, stava seduta sul pelo dell'acqua. Sul pelo dell'acqua. Seduta sul pelo dell'acqua. A, cioè, sì. Citazione. Gesù proprio. Sì. E sto coso non si sveglia, dai, dannazione, megalodonte. Siamo da un episodio a cercare di catturarti, e su. Abbiamo il nostro secondo megalodonte, ragazzi. Eccolo qui. Ciao, puccioso carino. Ma quanto. Beh, proprio carino. Carino proprio. Eh sì, perché tu ti sei immolato. Sei stato ucciso da lui. Quindi, giustamente, ora è affezionato a te. Vi ricordo, ragazzi, scriveteci nei commenti come chiamare i nostri due piccoli i pesciolini rossi che abbiamo appena catturato. Insomma, sono proprio piccolini. Ora cercheremo di tornare a casa. Io in... senti, li puoi dire di stare fermo, di non seguirti, grazie. Io tornerò in groppa ai megalodonti e siete spacciati vi supervisionerà dall'aria e vedremo che cosa succede. Intanto vi registro anche il mio ritorno perché così vedete com'è guidare un megalodonte. È una cosa pazzesca. Guido quello di livello 54 solo perché ho paura che mi muoia, perché questo è di livello 66 e un attimino più forte. Allora, tu sei pronto per partire? Quando vuoi. In che cazzo di direzione dobbiamo andare? Seguimi. Eh sì, io sono nell'acqua. Come cazzo faccio a seguirti? Mamma mia, che bello. Dove minchia sei? Ah, sei lì. Sì, vengo, ti guardo. Ovviamente non abbiamo trovato uno squalo fino ad ora, ma ora ne troveremo 150 milioni che ci attaccheranno in tutte le modalità, per tutti i luoghi, per tutti i mari, per tutti i fiumi. No, sei lento. Arrivo, c'ho lo squalo che mi spinna, che te devo fa'? Sulla sinistra, in questo giro turistico, potete notare la nostra farm personalissima di uova di gigantosauro. Perché ogni mattina per farci le frittate ci prendiamo un uovo di gigantosauro da 50 kg e ci facciamo frittate per una settimana. Più o meno funziona sempre così, giusto? Siete spacciati? No, perché non è questa la parte. Non è questa? Vabbè... Comunque ce le facciamo le... E a destra c'è la lava che scende. I nostri figli diciamo che crescono a lava e frittata di gigantosauri. Quindi immaginate che figli veramente forti. Tutti i nostri dinosauri sono rigorosamente allevati in questo modo, bevono lava e mangiano frittate di gigantosauro. Sì. Che grosso. In lontananza vedo casa, ragazzi. Siamo tornati a casa. Eccoci qui con i nostri belli pesciolini rossi. Vi ricordo, scriveteci nei commenti come nominare questi pesciolini. Non dico quello teodonte che se fa a caso. Chi vuoi tu? Ah, chi vuoi? Come? Come? Chi è che c'è? Chi è che c'è a casa nostra con lo pteranodonte? Ehi! Come ti permetti? Vai fuori da qui che ti scateniamo l'ira di Dio. E quell'altro Dio. Dove? Ma dove? Ma di chi stai parlando? Ma dove sai? Quanto sei brutto. Però il tuo pterodattilo è molto bello. Un spinosauro. Cioè col cazzo che andiamo. Cos'è che ha perso? Mi sa che ha perso un po' tutto. Perché sì, ha detto che sta vicino agli spinosauri. Quindi non credo che ci prenderemo. Vabbè, ma noi abbiamo uno spinosauro. Possiamo andare a far battaglia. Che dici? Ma vicino alla Lava Island. Quindi dove stanno tutti così pericolosi. Ma andiamo a vedere dov'è. Dai, facciamo una missione strana, ragazzi. Non la registriamo però perché non so se va a finire male. Non lo so, forse la registriamo. Ok, ufficiale, ragazzi, abbiamo perso il tizio della missione segreta. Non sappiamo, sarà svampato come un agente segreto. Quindi niente missione segreta. E per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate e condividete, mi raccomando. E ragazzi, il tizio della missione segreta l'abbiamo perso. L'abbiamo perso. Chi è che mi sta mangiando la coda dello spinosauro? C'è un dodo selvatico. Il dodo. Comunque lì ci sono dodi che fanno cose. Dodi schifosi. Che state combinando?
di tutto. Ci stanno facendo cose sti dodi. Ma che cosa state combinando? Ehi, ehi, vi ho visto, eh. Oh, porca, mi sono bloccato. Mi sono bloccato dai dodi. Ok, ragazzi, penso che per oggi siamo arrivati alla fine. Sto video non finisce. Dodi, mi fate passare. Ok, inizio a dare mazzate ai dodi. Li picchio. Ecco, ha cacato un uovo. Fatemi uscire! E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio di Ark. Se ti è piaciuto il video, lasciaci un like, commenta e condividi il video per sostenere il canale, per sostenere la serie, per farci capire che insomma ti stai divertendo e ti sta piacendo. Interagisci, ti abbiamo chiesto un po' di cose, ti abbiamo chiesto di scrivere i nomi dei dinosauri, le tue proposte, quindi scrivi qui sotto nei commenti. Oltre a tutto questo, se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag la scimmia Gesù. Perché in onore della scimmia che, voglio dire, ha tenuto il trespolo finché siete spacciati non risorgeva. E che dire, ci vediamo nel prossimo episodio, grazie per la visione, ciao a tutti!